Quando nominiamo il Trentino, non possiamo tralasciare la sua storia. Alcune battaglie significative della Grande Guerra sono avvenute infatti sulle nostre montagne, rimaste segnate da profonde cicatrici ancora visibili ai giorni nostri. E proprio qui è stato lasciato un segno di questa cruenta guerra. Ora la trincea è visitabile e la vediamo così, pulita e ordinata, ma la realtà di allora non era certo questa. La dura vita di trincea, tra fango e reticolati, lasciava spazio non solo a terrore, dolore, pessime condizioni igieniche, assalti ed esplosioni, ma anche ad attimi di tregua, in cui i soldati trovavano il tempo di comunicare con i propri cari. L'analfabetismo a quei tempi era elevato, ma la comunità di trincea sopperiva al desiderio di dare e ricevere informazioni a casa. Chi era più istruito aiutava i più sfortunati a leggere e a scrivere le migliaia di strazianti lettere dominate dalla censura militare. Molte le testimonianze cariche di nostalgia che sono rimaste. Preghiere, diari, disegni, lettere, poesie, canti, speranza di vita. Carissimi genitori, in mezzo a tanto abbandono, una cosa ancora mi resta per darmi un po' di coraggio, ed è il pensiero della mia cara famiglia. Ah, quando mi giunge, benché raramente, qualche vostra lettera, il mio cuore prova degli slanci di gioia ineffabili. Ma troppo rari sono questi momenti, pensando che a volte passano degli interi mesi senza... Quanto è mai triste questa dura sorte. La guerra è una cosa bruttissima, proprio come un brutto gioco. I nemici da lontano sembrano piccole cose buffe e ti viene voglia di sparare e vederli saltare per aria. E poi restano lì. E da lontano non si vede che sono uomini come noi e che a casa i loro cari pregano. Niente di più odioso per un essere come me, avvezzo alla vita rustica di campagna e l'aria libera dei monti, il dover vivere in quest'area di morte. Benedetti i nostri paesi, i nostri costumi. In mezzo a queste angosce non mi vedo più capace di aver forza abbastanza per continuare queste misere righe. Il mio pensiero è rivolto ai cari monti, ai congiunti lontani, dispersi Dio sa dove. Quando ritorneremo? È la domanda immancabile di ogni giorno. Con affetto, vostro Pietro. Il Trentino, sotto la dominazione asburgica, rivestì un'importanza militare rilevante. Un territorio che fu completamente stravolto da modifiche, quali disboscamenti, strade, mulattiere e fortificazioni, che lo resero irriconoscibile agli occhi dei soldati una volta tornati a casa. La linea difensiva doveva creare un immenso campo trincerato, popolato da giovani soldati provenienti da ogni dove. Qui si respirava l'angoscia non solo dei soldati che rischiavano la loro vita ogni giorno, ma anche dei loro cari che tramite lettere facevano sentire la loro vicinanza e davano notizie di casa. Amato fratello, l'anno nuovo è incominciato, ma che differenza da tutti gli altri. Io verrei volentieri al tuo fianco e mi sembrerebbe soffrir meno che qui lontano inconscia, ma purtroppo devo rimanere, sempre sperando in Dio che un giorno non tanto lontano ti abbia a ricondurre al mio... Non posso descriverti quanto soffro al pensiero che dovrai ancora affrontare. Coraggio, mio Guido, non perderti d'animo. Quel Dio che ti ha guidato fin qui non ti lascerà per terra. Sta certo che io non ti scorderò nelle mie preghiere, come non sarai scordato dalla mamma, zia e bambini. Feci voto alla Madonna della Corona di andarla a visitare assieme a te, qualora mi dia la grazia di poterti abbracciare. Tutti sono preoccupati per i loro cari e i giovani sono... Speriamo che l'anno testè incominciato voglia presto dar fine a tanti disordini e ricondurre nelle famiglie i cari nostri che attendiamo. La tua lettera ha impiegato solo 6 giorni ad arrivarmi. Non sai qual piacere mi ha recato questa lettera, che terrò conservata come una gemma Grazie, preziosa, degli sforzi che fai per darmi tue nuove. Ti sono in vero riconoscente e credilo che in questi ultimi giorni... Domani ti manderò come campione della cioccolata, ma dubito ti possa arrivare perché te ne ho spediti altri 4 nel mese. Il pacco di Natale ti è arrivato? Quanto sarei contenta se sapessi che l'hai ricevuto. Cerca di non abbatterti, sarai anche senza calendario tascabile o forse te ne sei procurato uno. Non risparmiare denaro per sostenerti. Scrivi anche tu, puoi? Domani ti scriverò nuovamente. Baci e abbracci da tutti. Tua... Olivia. Degli oltre 55.000 soldati trentini che con la divisa austriaca combatterono in Galizia, in Serbia e sul fronte italiano tra il 1914 e il 1918, più di 11.000 morirono nelle trincee, negli ospedali e nei campi di prigionia. I corpi furono sepolti in cimiteri dove ben poche famiglie poterono recarsi e per quanto riguarda i sopravvissuti, molti
e dovettero fare i conti con i traumi da guerra. Innumerevoli furono gli uomini che al ritorno a casa non furono più gli stessi di prima. Il crollo dell'impero austro-ungarico e l'unificazione del Trentino al Regno d'Italia ostacolarono l'accurato e doveroso censimento delle perdite. Nel dopoguerra furono le comunità a conservarne la memoria, sui monumenti e sulle lapidi poste nelle chiese e nei cimiteri. Ora qui in Trentino è riconosciuto il valore culturale e storico delle vestigia della Prima Guerra Mondiale e specialmente nelle scuole vengono promosse la manutenzione, il restauro e la valorizzazione dei reperti mobili ed immobili di questa provincia. La sensibilizzazione in materia è infatti un tema che sta molto a cuore a noi trentini, fortemente legati alla nostra storia del territorio.